Benvenuti a tutti. Stiamo per iniziare queste due giornate Group Analytic Lecture 2020-2021 sul trauma e i rifugi psicosociali, a cui sono state invitate Marina Mojovic e Giovanna Cantarella. Io do il benvenuto a tutti e per l'apertura di questo evento passo subito la parola alla dottoressa Silvana Cohen, presidente di COERAG Associazione, che a nome di tutta l'associazione apre queste due giornate di lavori. Prego, Silvana. Grazie Alice, ti ringrazio tanto, buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta di poter dare il benvenuto ai partecipanti e in particolare alle nostre relatrici, le dottoresse Marina Mojovic e Giovanna Cantarella. So che la maggior parte dei partecipanti presenti alle due giornate lavorano fa parte della nostra comunità COIRAG, però ci sono anche persone che vengono da altre realtà professionali. Ed è per loro soprattutto che inizio questa mia introduzione ai lavori con un breve ritratto di alcune delle specificità delle federazioni che in questo momento rappresento. Scusate, della federazione, non sono tante federazioni. COIRAG, che in quanto associazione di associazioni esiste dal 1982, ha recentemente scelto di valorizzare la propria più importante caratteristica, quella di essere una comunità professionale costituita dal legame e dall'apporto di nove associazioni presenti sul territorio nazionale, tutte incentrate sul lavoro clinico e sociale, diventando appunto una federazione. Questo passaggio non è stato ovviamente solo formale. Una federazione, infatti, è un ente costituito dall'associazione di più enti per realizzare scopi comuni. Fra questi, fra i nostri, la decisione di entrare a far parte degli enti del terzo settore ed implica sia la volontà di valorizzare l'articolazione territoriale dell'associazione complessa che siamo, che la costituzione di un organismo centrale che regoli la vita associativa nel rispetto dell'autonomia di ogni componente. Cito veramente per dovere di firma come dire, perché mi sembra giusto farlo, i nomi delle nove associazioni che siamo: Acanto, APG, APRAGI, APRAGIP, Ariele Psicoterapia, ASVEGRA, Il Cerchio, Laboratorio di Gruppo Analisi e la SIPSA. Ciascuna delle associazioni federate è portatrice di culture e metodologie di lavoro proprie, anche fra di loro diverse, e hanno tutte scelto di rinsaldare il legame associativo, contribuendo così ad accrescere la ricchezza e la presenza territoriale di cui COIRAG nel suo insieme è portatrice. È una sfida e un bellissimo progetto in un'epoca in cui la tendenza più diffusa va in direzione contraria. Valorizzare oggi la possibilità di una proficua collaborazione comunitaria che permetta di aspirare a realizzare progetti che a livello individuale forse non sarebbero accessibili, è proprio quello che ha permesso al gruppo che ha organizzato questa Group Analytic Lecture di lavorare insieme in quanto professionisti per realizzare, professionisti COIRAG per realizzare l'evento. In altri termini, penso che la storia di questo specifico evento segni una svolta e uno dei primissimi passi di rinsaldamento dell'identità federativa. La prima iniziativa di questo tipo, la prima Group Analytic Lecture, è stata organizzata un paio di anni fa da una singola associazione, ASVEGRA, che aveva invitato APRAGI a partecipare al progetto. APRAGI poi ha inizialmente deciso di riproporre l'evento e attraverso la generosa assunzione del progetto collettivo, in un tempo che era maturo anche per COIRAG, ha esteso l'invito a partecipare alla costruzione di queste giornate alle associazioni federate che gravitano sul territorio del Nord, rendendo così possibile la costituzione di un progetto COIRAG. COIRAG, che attraverso i suoi organismi centrali ha scelto di assumerne la titolarità, garantendo il sostegno economico e non solo, attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro, sia mia in qualche occasione che del nostro tesoriere, la dottoressa Federica Cavallaro,
e dei direttori delle sedi della scuola di Torino e di Milano, le dottoresse Alessandra Arona e Maria Teresa Accetti. Mentre dalla loro parte le associazioni federate hanno investito il loro patrimonio relazionale, o con un termine che oggi vorrei qui connotare in modo positivo, il loro capitale umano, per costituire l'esteso gruppo di lavoro. Alice Mulasso, presidente di APRAGI, che ringrazio particolarmente per la sua capacità di condivisione e gestione di tutto questo processo, ha regolarmente e con grande cura inviato i report degli incontri ed abbiamo così potuto seguire l'evoluzione e la ricchezza dei contributi del gruppo, che ha messo in campo attraverso confronto ed azioni concrete gli elementi necessari alla realizzazione dell'evento. Un gruppo quindi costituito da persone di associazioni differenti, appartenenti a diverse generazioni professionali, impegnate in un confronto serio e, come vediamo dal fatto di essere qui oggi, efficace e proficuo. Un'ultima considerazione prima di lasciare la parola al preside della nostra scuola di specializzazione. Il tema che la dottoressa Mojovic tratterà con noi oggi ci riguarda molto da vicino, non solo per la professione che svolgiamo, ma soprattutto per la situazione sanitaria che il pianeta sta attraversando. Siamo tutti immersi in una situazione pandemica, con le sue profonde conseguenze a livello psichico, sociale e economico, che ci sommerge, ci sfida e spesso ci affatica oltre il dovuto. Che questa situazione sia potenzialmente traumatica, in parte lo stiamo già vedendo, in parte dipenderà dal tipo di difese collettive e ancora più pericolose, se non riconosciute, individuali, che si attiveranno e che in parte si sono anche già attivate. Avere la possibilità di ragionare insieme a chi da tempo si occupa delle risorse necessarie per elaborare questo tipo di esperienze e avere l'opportunità di esplorare attraverso il social dreaming le aree più profonde e socialmente condivise di quanto stiamo vivendo è un'occasione davvero preziosa. Termino quindi questa mia breve introduzione ai lavori, rinnovando il ringraziamento a quanti lo hanno reso possibile ed augurando a tutti un buonissimo lavoro. Grazie Silvana per averci anche introdotto nel contesto più ampio rispetto a dove si colloca questo evento a livello sia sociale, ricordando il trauma che stiamo vivendo a livello globale, e poi istituzionale, no? Quindi ricordando che siamo all'interno della cornice culturale della comunità di apprendimento della COIRAC e della sua storia. Io passerei adesso la parola al dottor Tonino Aprea, preside dell'Istituto della Scuola Nazionale COIRAC. Prego. Grazie Alice, io mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti fatti dalla Presidente, in particolare alla nostra ospite Marina Mojovic e Giovanna Cantarella, che ho molto piacere di rivedere in questo contesto, e anche a te, a cui faccio giungere in qualche modo anche i miei ringraziamenti per quanto riguarda il lavoro enorme fatto dal gruppo che ha organizzato questo incontro. Un incontro di cui sono particolarmente contento e grato perché ci permette di accomunare, cosa che secondo me, segna l'inizio di un nuovo percorso, la comunità, professionale della COIRAG, in cui da tempo io immagino gli specializzandi iscritti alla scuola, i nostri diplomati, i soci ovviamente delle associazioni e anche in qualche modo i professionisti esterni. Questo accomunamento, questa trasversalità credo che sia determinante in uno scenario in cui nuovi fenomeni sociali ci interrogano e quindi siamo accomunati di fronte ad essi da una esigenza comune di maturare maggiori conoscenze e competenze. E da qualche tempo che sia gli incontri che in qualche modo sviluppa la scuola che quelli dell'associazione è come se fossero su una linea in cui pian piano dall'inizio del 2019 iniziamo ad inanellare alcuni temi. Salto d'epoca, che è stato uno dei temi del primo seminario fatto con il direttore del Censis prima ancora dell'inizio della pandemia, i temi della rottura di paradigma, sia nelle scienze sociali che nelle scienze
in qualche modo diciamo sanitarie e psicologiche anche legate alle caratteristiche della clinica contemporanea e io sento che il tema di oggi ci lega anche alle giornate scientifiche Franco-Fasolo in cui analizzeremo questo tema a partire dal binomio emergenza-emergente, cioè ciò che emerge, ciò che si rende visibile in questo salto d'epoca, in qualche modo segnato dalla pandemia. Una brevissima riflessione per portare questi saluti e anche per connetterli al lavoro della scuola che, come molti di voi sanno, quest'anno inaugura il suo nuovo ordinamento che vede la sfida di integrare in maniera sempre più serrata e direi pensata anche, diciamo, i saperi di tradizione psicoanalitica con i saperi delle scienze sociali. Io credo che sia sempre più forte l'esigenza di comprendere la continuità nella discontinuità. Tutti questi fenomeni di cui parliamo è come se fossero gravitano intorno alla questione di una violenta discontinuità, eppure l'esigenza di comprendere la continuità nella discontinuità ci appare sempre più come un'esigenza per poter interpretare il nostro ruolo clinico, cioè l'esigenza, dal mio punto di vista, di comprendere i processi che lentamente, che progressivamente generano la rottura che poi a un certo punto è percepita come imprevisa, no? Arriva ad un certo punto ed è percepita come improvvisa. Perché proprio nel tempo della discontinuità è visualizzabile la struttura profonda dei fenomeni, anche quelli mentali, e la trama di senso che ci permette di accogliere il reale come familiarizzabile, che dota il reale, potremmo dire, delle maniglie per essere afferrato e trasformato, è una costruzione collettiva. E il luogo di questa tessitura di senso è ovviamente la comunità. E la comunità opera questo processo attraverso precisi vincoli che sono culturali, sociali e ovviamente anche spirituali. Dal punto di vista di chi lavora nella scuola, senza una competenza su questi vincoli, la funzione di cura, di tessitura del mentale non può essere sufficiente, quantomeno non sempre. Se la cura del mentale non è pienamente consapevole, quindi dei processi di costruzione di senso collettivi, se non è capace di metterli all'opera nell'incontro clinico, la cura rischia di assumere gli stessi caratteri dissociativi dei disturbi sui quali è chiamata ad intervenire, frammenta invece di connettere, lacera invece di rammendare. E crediamo che il vero rischio sia una cura che si configura come solo rifugio, non come un luogo di transizione, un rifugio capace sì di proteggere, ma a volte intrappolando. E abbiamo forse bisogno di rifugi aperti e spero che questo possa essere in qualche modo un'immagine anche della nostra comunità professionale. Grazie Tonino. Un grosso ringraziamento vorrei farlo alla Coira per averci permesso di aver promosso la realizzazione di questo evento. E questo è un evento gruppale. La Coira è un'associazione gruppale, la scuola è una scuola che si occupa di psicoterapia individuale, ma forma anche alla psicoterapia di gruppo. E questo è un evento creato da un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro con professionisti di sette delle nove associazioni. È un lavoro che è durato quasi un anno e mezzo. E oggi siamo qua per continuare, no, a pensare e riflettere insieme su un tema che quando è stato individuato non sapevamo che, come diceva la dottoressa Cohen, no, non sapevamo che ci saremmo poi trovati ad affrontarlo vivendolo, perché questo è quanto è successo e questo ha anche portato a spostare questo evento che avrebbe dovuto tenersi in presenza a settembre a Torino. Come gruppo di lavoro abbiamo attraversato i meccanismi di difesa che scattano quando si è improvvisamente dentro una situazione traumatica che qui riprendo un termine usato dal dottor Aprea, la rottura di paradigma. Perché nella relazione di Marina si parlerà molto di rottura di paradigma, ma di quella rottura dei paradigmi della quotidianità provocata dal trauma. E quindi ci siamo ritrovati all'inizio a negare quello che stava accadendo, nella convinzione che a settembre saremmo potuti
avremmo potuto incontrarci alla fabbrica delle E, che era il luogo prescelto per questo evento, in presenza. Poco a poco ci siamo resi conto che questo non sarebbe stato possibile. E così è stato deciso di spostare l'evento completamente online e a questo punto di tenerlo a febbraio, cioè a un anno da quello che è stato l'inizio di questa situazione pandemica nel nostro paese, il primo paese in Europa a trovarsi ad affrontare la SARS-CoV-19. E oggi siamo qua con la difficoltà di pensare e riflettere al trauma dentro il quale ci si trova, no? Ma come vedremo dalla relazione di Marina, dal contributo di Giovanna, una situazione traumatica riattiva anche altri traumi, diventa una situazione molto complessa, ma che rende necessario veramente che la comunità possa darsi il tempo di dialogare e pensare insieme, per non esserne travolta o per non finire isolata in rifugi psicosociali di carattere maligno, come ben ci illustrerà Marina. Io desidero ringraziare tanto Marina e Giovanna e Paola. La dottoressa Merlin ci ha dato un grossissimo aiuto nel tradurre il contributo di Marina e nel tradurre per Marina il contributo di Giovanna. E in questi 2 giorni sarà la connessione fra noi e Marina. Desidero ringraziare Marina e Giovanna per aver accettato l'invito e per portare qua un'esperienza ricchissima di teoria, teorica, professionale e umana. E passerei a presentare Marina, che avrà 1 ora e mezza per la sua presentazione. Marina parlerà in inglese e Paola tradurrà in italiano per noi. La dottoressa Marina Mojovic è una psichiatra, una psicoterapeuta, una group analista, estremamente appassionata di gruppi, e che a Belgrado ha creato una comunità di apprendimento vivissima, piena di giovani che partecipano con grande entusiasmo e competenza. Marina fa parte di diverse associazioni a livello internazionale. Allora, innanzitutto è parte dello IAGP, che noi conosciamo come IAGP, ed è un full member. L'IAGP è l'Associazione Internazionale per la Psicoterapia di Gruppo e i Processi di Gruppo. Poi la sua grande passione per l'applicazione dei gruppi al sociale ha portato ad avvicinarsi ad essere membro dell'Organizzazione per la Promozione della Comprensione della Società. È docente e supervisione nella Società di Gruppo Analisi di Belgrado, fondatrice responsabile della sezione psicosociale della Società di Gruppo Analisi di Belgrado e del training in consulenza sistemica psicodinamica alle organizzazioni. È fondatrice del metodo di cittadinanza riflessiva serva, di cui ci parlerà oggi all'interno della sua relazione. Do la parola a Marina, che possa iniziare a portarci questo lavoro grandissimo che ha fatto per questa occasione, dove con veramente una grande fluidità connette, tesse insieme la teoria del trauma, la clinica, il sociale e il personale. Marina, a te la parola. Grazie Alice, and Silvia, and Antonio, and Paola, dear colleagues of COIRAC community, Silvia Cohen, COIRAC President, Antonino Aprea, Training Director, and all colleagues. I wish to be with you in Torino. Trauma of pandemics surprised us. Shock is at core of any trauma. Then search for survival.
I feel grateful to COIRAC colleagues for all devotion, so sensitive and serious and deeply touched for making me feel part of this joint endeavor and learning. Cari colleghi, cara Alice, ti ringrazio, ringrazio Sivana, ringrazio Antonino, vi ringrazio tutti. Avrei tanto voluto essere con voi a Torino, vorrei essere con voi adesso, ma il trauma della pandemia ci ha colto di sorpresa. Lo shock è al centro di ogni trauma, a esso fa seguito la lotta per la sopravvivenza. Sono riconoscente ai colleghi COIRAC per la dedizione, per la serietà e la sensibilità e profondamente commossa perché mi avete reso partecipe di questo sforzo, di questo momento di formazione congiunto. Having you, dear Giovanna Cantarella, here, knowing your enthusiastic work in EATCA and International Arena, where we first met, and having dear Alice, Paola, and many others, felt a bit like at home, in spite of all trauma disruptions. We co-created a warm reflection space and wish to welcome you all to join us. Avere te, Giovanna, qui alle GAL, sapendo del tuo lavoro entusiastico in EATGA, ovvero nell'Associazione Europea per l'Analisi Transculturale di Gruppo e nei contesti internazionali dove ci siamo incontrate per la prima volta. Avere le care Alice, Paola, Silvia e molti altri ancora, un po' mi dà la sensazione di essere a casa, nonostante tutti gli sconvolgimenti del trauma. Abbiamo co-creato uno spazio per la riflessione e desideriamo dare il benvenuto a tutti voi, invitandovi a unirvi a noi. In trauma, roles get upside down. Often parents are with children, therapists with parents, citizens with governments. When the pandemic started in Italy, with all the difficulties, we were here deeply disrupted and in condolence. Many citizens here were talking about what is going on in Italy. We have to make often fast decisions or the opposite, to slow down. Along the event, we might change speed from time to time, having to learn all together. Nel trauma, i ruoli possono capovolgersi tra genitori e figli, terapeuti e pazienti, cittadini e governi. Quando siamo venuti a sapere dello scoppio della pandemia in Italia, molte persone si sono veramente preoccupate e sinceramente pensavano con apprensione a quanto stava accadendo da voi. Spesso le decisioni devono essere prese in fretta, oppure al contrario devono essere rallentate. Nel corso di questo evento potremo ritrovarci a dover modificare la velocità di tanto in tanto. Dobbiamo imparare insieme. When I received the invitation, I was very pleased and honored. Working on these themes for long, I expected that it will not be difficult, but it astonished me as again I encountered difficult emotions and complex processes. Quando ho ricevuto il vostro invito, ne sono stata felice e molto onorata. Poiché lavoro su questi temi da molto tempo, immaginavo che non sarebbe stato difficile per me. E invece, sorprendentemente, mi sono dovuta confrontare con emozioni difficili e processi complessi. Work on trauma is never easy. Unpredictable and unspeakable aspects always lurk around. We speak as much as we can, but know that there will always stay walled off some uncanny shapes haunting us from the darkness. We learn to accept their existence as much as possible, staying humble with the weaknesses of our human nature. Il lavoro sul trauma non è mai facile. Aspetti imprevedibili e indicibili sono sempre in agguato. Parleremo, condivideremo per quanto ne saremo capaci, sapendo però che da qualche parte rimarranno sempre confinate alcune forme spiacevoli, spesso inquietanti, che continuano a perseguitarci dalle tenebre del trauma. Possiamo imparare ad accettare che esistano, per quanto possibile, mantenendoci umili rispetto alle debolezze della nostra natura umana. The universality of trauma is a fact of life for all people and ever since. We are all given more to experience than we can consciously bear. Trauma is both
threatening event with the overwhelming forces and people's difficult experiences with helplessness to assimilate. Here we are exploring the psychological and psychosocial trauma or the human relational trauma. When significant relational figures betray us, fail in our existential expectations and dependency needs, a cesura in our life paradigm occurs with ruptures of protective shields and we get exposed to horrifying annihilation abysses. L'universalità del trauma come un evento intrinseco alla vita, per ogni persona, da sempre. A ciascuno di noi capita nella vita di vivere esperienze che vanno oltre la nostra capacità consapevole di tollerare. Traumatico è sia l'evento minaccioso, dotato di forze soverchianti, sia la difficilissima esperienza di impotenza rispetto alla possibilità di assimilarlo. Oggi vogliamo esplorare il trauma psicologico e quello psicosociale, ovvero il trauma relazionale umano. Quando le figure relazionali significative ci tradiscono, non rispondendo alle nostre aspettative esistenziali e ai nostri bisogni di dipendenza, si verifica una cesura nel nostro paradigma di vita con la rottura dei nostri schermi protettivi. Ci ritroviamo così esposti a terrificanti abissi di annichilimento. We are focusing on complex trauma defense mechanisms, social psychic retreats, which are linked to intrapersonal psychic retreats, also universal phenomena, but not well known. They are neither easy for revealing nor for explaining and understanding. Mostly they stay hidden, causing under the surface damaging impacts onto persons and societies. Better known related phenomena are dissociations and linked to both trauma and SP retreats, but also staying under the veil for decades dissociated from the mainstream of psychoanalysis. Ci stiamo concentrando su complessi meccanismi di difesa contro il trauma, ovvero sui rifugi psicosociali che sono collegati ai rifugi psichici intrapersonali, che pure si costituiscono come fenomeni universali, ma non sono ben conosciuti. Quasi sempre rimangono nascosti e sotto la superficie producono molteplici effetti dannosi nelle persone e nelle società. Sono conosciuti meglio i fenomeni di dissociazione, collegati sia all'area del trauma, sia a quella dei rifugi psicosociali, ma che pure sono rimasti nascosti, dissociati per decenni, dalla principale corrente della psicoanalisi. How can we recognize and transform them into more mature coping mechanisms? May we perhaps even wish to arrive from the impoverished lives of people who massively use them to the enrichment gained through the journey of discovery of the new perspectives and meaning through enduring the complex struggles? So we want to move from disastrous and desperate aspects of trauma towards potentials for improvement of humanness of ourselves and fellow people. Come possiamo riconoscerli e trasformarli in meccanismi di difesa più maturi? Forse potremmo persino desiderare il passaggio dall'impoverimento vitale delle persone che a essi fanno massicciamente ricorso ad un arricchimento della loro vita, ottenuto attraverso un viaggio di scoperta delle nuove prospettive e di un significato nuovo attraverso la sopportazione di sfide complesse. Così desideriamo passare dagli aspetti totalmente disastrosi e disperanti del trauma ai potenziali di apprendimento per il miglioramento della nostra umanità e di quella dei nostri simili. Although with trauma we first think on bad, destructive things, often at the same time there are also offers of light to come in. Poet Leonard Cohen has a wonderful refrain in his anthem, "There is a crack in everything, that's where the light comes in." Così, sebbene la parola trauma si tendano ad associare in prima battuta soltanto cose brutte e distruttive, spesso compaiono anche offerte di luce. Leonard Cohen, davvero poeta, ha scritto un meraviglioso ritornello nella sua famosissima canzone Anthem. C'è una crepa in ogni cosa, ma proprio da lì filtra la luce. This poem accompanied me along the writing's journeys, like a soothing friend, helping me retell painful stories.
Since ages, poetry and music were able to reach many unreachable zones as helpers in the trauma's paleology. Questa poesia mi ha accompagnato nei miei percorsi di scrittura come una compagnia confortante, aiutandomi a narrare nuovamente storie dolorose. Da sempre la poesia e la musica sono in grado di raggiungere zone irraggiungibili, cooperando alla speleologia del trauma. Sometimes it really feels as if walking along the edges of abysses, which can be like event horizons of black holes in astronomical terms, avoiding the collapse into nothingness. Dealing with catastrophic fears of uncanny phenomena as our dreadful, ghostly, bizarre figures, creatures, is part of the work. By bizarre creatures, I mean those unsymbolized, restless aspects from the past, harboring the feeling of injustice had been done, which keep haunting us for reparation. Talvolta sembra davvero di camminare sull'orlo dell'abisso psicosociale, che può sembrare simile all'orizzonte degli eventi dei buchi neri in termini astrofisici, cercando di evitare il collasso nel nulla. Affrontare paure catastrofiche o fenomeni inquietanti, quali fantasmi mostruosi e altre creature bizzarre, fa parte del lavoro. Con il termine creature bizzarre intendo quegli aspetti del passato non simbolizzati, privi di contenimento, irrequieti, in cui alberga il sentimento di aver subito un'ingiustizia e che continuano a tormentarci chiedendo riparazione. As they tend to crowd around the edges of the cracks, black holes of matrices, special attention needs to be put on balancing the endeavors of taming those creatures, eventually transforming into helpers, have to be done with patience, virtues of listening and containment. Those areas of communication are most delicate. Crossroads, either the traumatized self will begin a healing process in trustful human environment, get true relational immunization, or be re-traumatized, fall forever into abyss of hopelessness. Mentre tendono ad affollarsi intorno ai confini delle crepe, dei buchi neri delle matrici, è necessario porre una particolare attenzione al loro bilanciamento. Gli sforzi per addomesticare tali creature, per trasformarle nel tempo in elementi coadiuvanti, devono essere fatti con pazienza, sensibilità, con le virtù dell'ascolto e del contenimento. Queste aree della comunicazione sono dei vivi estremamente preziosi e delicati. O il se traumatizzato inizierà un processo di guarigione in un ambiente umano in cui può riporre la propria fiducia, raggiungendo una vera immunizzazione relazionale, oppure sarà ritraumatizzato, cadendo per sempre negli abissi della disperazione. Ancient early trauma cracks are like scars in the social fabrics, shapes of structural dissociations and social psychic retreats, sculpturing our ways of thinking about the social world. Through social unconscious, they penetrate transgenerational trauma circles. Structured areas are often pregnant with potentials for enlightening, pearls of wisdom waiting once to be discovered, imprisoned, voiceless selves difficult to reach. Le crepe di traumi antichi, precoci, sono come cicatrici nel tessuto sociale, forme di dissociazione strutturale e di rifugio psicosociale che definiscono il nostro modo di pensare il mondo sociale. Attraverso l'inconscio sociale perpetuano la circolarità ripetitiva del trauma transgenerazionale. Le aree in cui si è creata una frattura sono spesso ricche di un potenziale di illuminazione, di perle di saggezza che attendono di essere scoperte, sé muti, imprigionati, difficili da raggiungere. Exposed once to unbearable fears, orphaned from ordinary families, communities, they retreated into alternative worlds, second spaces, which may feel safer. But once discovered, such spaces may become a habit to escape from the daily world of troubles and boundaries, but in loneliness, in the impersonal infinite. Esposti a paure insopportabili, rimasti senza famiglia o comunità ordinarie,
si ritirano in mondi alternativi o spazi secondi, che potrebbero sembrare più sicuri, sconfinati e rassicuranti. Una volta scoperti, questi spazi possono trasformarsi in un'abitudine alla fuga dal mondo quotidiano, con i suoi problemi e i suoi limiti, verso la solitudine, l'infinito impersonale. Significant to have in mind is that the second space is, although usually being false self, even as if eternal, but the eventual possibility of a real eternal contact needs also be taken into account. Czesław Miłosz in Second Space said, "Have we really lost faith in that other space? Have they vanished forever, both heaven and hell?" Rediscovering lost hope, faith, and meaning in spite of destruction as the resource for recovery is often linked to being in touch with painful realities with all their imperfectness. È importante tenere a mente questi spazi secondi, che pur rappresentando di solito una falsa sicurezza, possono diventare un come se eterno. Tuttavia, la possibilità di un contatto eterno reale deve pure essere presa in considerazione. Il poeta Czesław Miłosz ha scritto: "Abbiamo davvero perso la fiducia in quell'altro spazio? Sono svaniti per sempre in quel paradiso? Riscoprire la speranza perduta, riscoprire fede e significato nonostante la distruzione, è fonte di guarigione e cura. Spesso questo richiede un contatto con le realtà dolorose della vita, con tutte le loro imperfezioni." This is as much for persons as is for groups, communities, and whole civilizations. The group analytic theory is helpful for conceptualization. Sequels of trauma are properties of the tripartite matrix as a whole, the foundation, dynamic, and personal matrices in their circular causality. Questo vale per le persone, per i gruppi, per le famiglie, per le comunità, per le intere civiltà. La teoria gruppo analitica ci viene in aiuto nella concettualizzazione. Le sequele del trauma sono proprietà della matrice tripartita nella sua globalità, delle matrici fondativa, dinamica e personale, nella loro causalità circolare. Here at the event entrance, nobody knows how we will travel through all the challenges. Will we stay on some superficial or intellectual level due to defensive mode, or the opposite, get too much of the unbearable contents, overwhelmed? Who knows? Especially so as we are all exhausted from pandemic trauma. Will we be able to keep the right balance? Ora, nella fase iniziale di questa relazione, nessuno di noi sa in che modo ci muoveremo attraverso queste sfide. La nostra conversazione si manterrà a un livello superficiale, intellettuale, a causa di una modalità difensiva, oppure al contrario eccederà nell'affrontare i contenuti insopportabili al punto da ritrovarci sopraffatti? Chi può dirlo? Soprattutto ora, in questo tempo, in cui tutti siamo estenuati a causa del trauma della pandemia. Saremo in grado di mantenere un giusto equilibrio? Plan for presentation. First small journey through psychoanalytic history of the hiding aspects of trauma and related phenomena of dissociation and SP retreats. I share my complex and disruptive feelings towards Italy, which surprised me while working. I tried to understand and used as a personal example subject. As I felt free to engage with this uneasy theme, only then brighter layers related to deep friendships could accompany the journey. Illustrations from group analytic groups will follow. Ora una piccola anticipazione della presentazione che seguirà. Compieremo un breve viaggio nella storia della psicoanalisi, parlando degli aspetti nascosti del trauma, dei fenomeni dissociativi correlati e degli SPR, ovvero degli Skills for Psychological Recovery o abilità di ripresa psicologica. Condividerò quindi i miei sentimenti complessi e destabilizzanti nei confronti dell'Italia, sentimenti che mi hanno colto di sorpresa mentre stavo lavorando. Ho cercato di comprenderli per utilizzarli come un esempio personale dell'argomento trattato. Quando mi sono sentita libera di affrontare questo tema scomodo, solo in quel momento
livelli più luminosi legati ad amicizie profonde, sociali e personali, hanno accompagnato il mio viaggio. Seguiranno delle esemplificazioni tratte dall'esperienza clinica con i gruppi gruppo-analitici. Trauma, dissociation and SP retreats dissociated from the mainstream of psychoanalysis and group analysis. Why were these areas hiding for long? On one hand, in art and ordinary lives, we find many descriptions and people's actual understanding of both dissociation and SP retreats, as they are regular phenomena in human groupings in dealing with trauma. On the other hand, in the professional journey of discovery, we find patches here and there emerging from the big picture perspective into an interesting patchwork. Psychosocial work with ordinary citizens brought us new understanding. Trauma, dissociazione e rifugi psicosociali dissociati dalla psicoanalisi e dalla gruppoanalisi convenzionale. Perché queste aree sono rimaste a lungo nascoste? Nell'arte e nella vita comune troviamo molte descrizioni e una reale comprensione sia della dissociazione sia dei rifugi psicosociali. Si tratta infatti di fenomeni di vita abituali nei raggruppamenti umani quando si affronta il trauma. D'altra parte, nel percorso professionale di scoperta, troviamo delle parti qui e lì che, emergendo da una grande immagine prospettica, vanno a formare un interessante mosaico. Il lavoro psicosociale con i comuni cittadini ci ha fornito una migliore comprensione del processo. Psychoanalysis is over 100 years old, group analysis 80. In the last 20 years occurred tectonic shifts in the psychoanalytic theorization related to changes in the Western philosophy of mind. The so-called relational turn made a profound change in the concept of identity in which multiplicity and dissociative processes are implicit. Atrocities in the world wars, Vietnam and other wars, then the uncovering of massive atrocities from more ordinary lives became collectively more thinkable. La psicoanalisi ha ormai più di 100 anni, la gruppoanalisi oltre 80. Negli ultimi 20 anni vi sono stati spostamenti tettonici all'interno della teorizzazione psicoanalitica, dovuti a cambiamenti nella filosofia della mente occidentale. La cosiddetta svolta relazionale ha prodotto un cambiamento profondo nel concetto di identità, in cui la molteplicità e i processi dissociativi sono impliciti. Le atrocità risalenti alle guerre mondiali, alla guerra del Vietnam e a conflitti successivi, quindi la scoperta di atrocità enormi compiute in ambiti di realtà comune, sembrano essere diventate collettivamente più pensabili. Although psychoanalysis originated in treatment of trauma and dissociation, the pre-analytic Freud, it was fast abandoned, Ferenczi and Fairbairn, emphasizing the dissociative mind and its link to trauma, were relatively ignored. Jeannette's work, developing treatment stress with dissociation, was well known. Sebbene la psicoanalisi faccia risalire le proprie origini al trattamento del trauma e della dissociazione, al Freud pre-analitico, questo filone è stato presto abbandonato. Ferenczi e Fairbairn, che avevano messo in evidenza la mente dissociata e il suo legame con il trauma, furono per lo più ignorati. Il lavoro di Jeannette, che aveva sviluppato un trattamento per lo stress post-traumatico accompagnato da dissociazione, era ben conosciuto. Like Sleeping Beauty in the fairy tale, his work was forgotten for almost a century. Only in last years some connections could be seen, now coming closer together. Constructs of the hidden powerful forces, subpersonalities in us and in the dynamic subsystems are being continually reformulated. I will share my own path of discovery. Come la bella addormentata della favola, il corpus del suo lavoro fu ampiamente dimenticato per quasi un secolo. Solo negli ultimi anni sono state rilevate alcune connessioni che ora vengono messe insieme. Concetti relativi alle forze nascoste, alle subpersonalità dentro di noi, come pure nei sottosistemi dinamici all'interno delle matrici tripartite, continuano a essere riformulati e perfezionati negli scritti contemporanei.
Condividerò qui il mio personale percorso di scoperta. Therapy work with psychotic patients in the early 80s. I served understanding destructive aspects in my patients. Well, when Herbert Rosenfeld in 71 and 87 published on the destructive narcissism and the internal mafia, it was illuminating for my work. Ho iniziato il mio lavoro di psicoterapeuta con i pazienti psicotici negli anni Ottanta. Cercavo in tutti i modi di comprendere gli aspetti distruttivi dei miei pazienti. Quando Herbert Rosenfeld pubblicò i suoi scritti nel 1971 e nel 1987 sul narcisismo distruttivo e sulla mafia interna, questi concetti si rivelarono particolarmente illuminanti per il mio lavoro. È una citazione tratta da un'opera di Rosenfeld del 1971. Il narcisismo distruttivo di questi pazienti sembra essere altamente organizzato, quasi ci trovassimo di fronte a una banda potente dominata da un leader che controlla tutti gli altri membri del gruppo. Realized phenomena are described since early psychoanalytic writings, either under various names like internal saboteur of Fairbairn, fantasizing on Bostrom of Meltzer, encapsulations of Tustin, Hopper. Steiner made further step in 93, describing them as psychic critics. Ho notato che questi fenomeni sono stati descritti sin dalle prime opere psicoanalitiche con nomi diversi. Fairbairn ha parlato di sabotatori interni, Winnicott l'ha definito fantasticare. Successivamente sono comparsi i termini di Meltzer, Klaustrum e di Tustin e Hopper, incapsulazione. John Steiner ha fatto un ulteriore passo in avanti nel 1993, raggruppandoli nel termine di rifugio psicosociale. The concept psychic retreats is further developed as internal pathological organizations involving highly structured and closely knit systems of defenses and object relations. Formed initially out of desperation, these sabotaging, self-protecting, and self-organizing internal subsystems are actually sub-personalities which provide alternative shelters from human relationships and reality in general. In their essence lies a paradox. They both protect and imprison the vital parts of the self. Il concetto di rifugio psichico è stato sviluppato per indicare delle organizzazioni patologiche interne comprendenti sistemi di difesa e relazioni oggettuali altamente strutturati e strettamente collegati. Formatisi inizialmente per disperazione, questi sottosistemi interni sabotatori che si proteggono e si organizzano da sé sono di fatto delle subpersonalità. Offrono un rifugio alternativo alle relazioni umane e alla realtà in generale. Nella loro intima essenza vi è un paradosso. Proteggono e imprigionano a un tempo le parti vitali del sé. Paola, just I didn't write this. I want to add the importance of the Latin American school, which we didn't know enough, at least here. The Pichon Rivière's work, and in Blaeger, there is a concept of bastion, which is very close to what we are talking about. Vorrei aggiungere che per noi è molto importante, è molto importante il concetto di bastione di Blaeger e Pichon-Rivière e quindi della scuola latinoamericana che da noi, secondo me, non è ancora conosciuta abbastanza. Working with these patients in group analytic groups, I discovered how enormously the groups help. I described dynamic processes related to group psychic retreats in 2005. Then I realized that similar phenomena can be met in families, organizations, and societies, the social psychic retreats. They may be more positive or negative, partial or total. They become properties of the dynamic and foundation matrices of social systems. Lavorando con questi pazienti in piccoli gruppi, gruppo analitici, ho scoperto la loro straordinaria utilità. Ho descritto i processi associati ai rifugi psichici nel gruppo, in una mia opera del 2005.
Questo mi ha permesso di riconoscere che analoghe manifestazioni si incontrano nelle famiglie, nelle organizzazioni, nelle società, i rifugi psicosociali, che possono rivelarsi più positivi o più negativi, parziali oppure totali. Diventano proprietà della matrice dinamica e fondativa dei sistemi sociali. Significant is basic scenario in the drama, the victim, oppressor, and his terrorizing regime. The central role of the victim is taken by the authentic self imprisoned in terror. The politics of the internal regime are characterized by expertise in manipulation and violence, especially around boundaries between relations inside and outside the territory. Significativo nel dramma è lo scenario di base, la vittima, l'oppressore e il suo terrorizzante. Il ruolo centrale della vittima è assunto dal sé autentico, imprigionato nel terrore. La politica del regime interiore è caratterizzata da una grande esperienza nella manipolazione e nella violenza, specialmente intorno alle barriere e ai confini tra le relazioni all'interno e all'esterno del suo territorio. The ruling establishment, which organizes the pathological systems, is invisible. Emperor always has new clothes. The primitive internal society, sketched by Bion and elaborated by Rosenfeld, operates at the depth of human minds. The drama of the internal world is a political one in which an internal establishment seeks to maintain its control by using lies and violence. The self-regulating aspects of the drama that the subjects are always willing to be taken in by the system. L'istituzione governativa che organizza il sistema patologico è invisibile. L'imperatore indossa sempre vestiti nuovi. La società interna primitiva tratteggiata da Bion ed elaborata da Rosenfeld opera nelle profondità della mente umana. Il dramma del mondo interno è un dramma politico in cui un'istituzione interna cerca di mantenere il controllo ricorrendo alle menzogne e alla violenza. I confini tra la vittima e l'oppressore sono mantenuti sfumati da aspetti autoregolatori del dramma, in quanto i soggetti sono sempre disponibili a essere catturati dal sistema. The role of destructive superego is significant, the bad object placed there. The dynamics around the bad object are especially important, how it conducts its power. The destructive omnipotent object becomes an internal totalitarian dictator. This may appear as a figure of a child in a coffin, Snow White or Sleeping Beauty, anesthetized or poisoned. Il ruolo del superio è significativo. In esso è posto l'oggetto cattivo. Le dinamiche riguardanti l'oggetto cattivo sono particolarmente importanti, per esempio, come l'oggetto gestisca il proprio potere. L'oggetto onnipotente e distruttivo diventa un dittatore totalitario interno. Può manifestarsi come la sagoma di un bambino in una bara, oppure come Biancaneve o la Bella addormentata nel bosco, anestetizzata o avvelenata. When the good objects are unable to contain the self, attachments break down. The self is directly exposed to nameless dread or Bion's awe. Left without alpha function, the alpha function in reverse occurs. Negative containment and the parasitical type of container-contained relationship keep the imprisoned self inside a diverted perspective of the world. Quando gli oggetti buoni non sono in grado di contenere il sé, gli attaccamenti crollano. Il sé si ritrova esposto direttamente a un terrore senza nome o all'ho di Bion. Rimasto senza funzione alfa, entra in campo la funzione alfa al contrario. Il contenimento negativo e il tipo parassitico di relazione contenitore-contenuto mantengono il sé imprigionato all'interno di una prospettiva del mondo totalmente distorta. Briefly,
Social psychic retreats are unconsciously formed in groups and societies below the surface. They involve highly structured systems of social defenses and object relations, which create alternative shelters from many micro and micro social mainstreams. Negative versions disseminate totalitarian patterns over social discourses, whereas positive ones may be protective against them. Brevemente, i rifugi psicosociali si formano inconsciamente all'interno di gruppi e società, prendendo corpo sotto la superficie. Gli SPR implicano sistemi altamente strutturati di difese sociali e relazioni oggettuali che offrono un rifugio alternativo da molte correnti macro e microsociali. In versione negativa, disseminano indirettamente pattern totalitari nei discorsi e nelle pratiche sociali, mentre in versione positiva possono dimostrarsi protettivi contro questi fattori. Now we come to the personal example of social trauma fracturing the tripartite matrices. Invitation for this lecture, as I mentioned, I accepted with real pleasure. The connections with Italy, its people and culture, especially in the last time, were through my life inspiring and joyful. So I was surprised when during this writing's journey, a traumatic memory emerged as a sudden internal wall. Why did this happen? Ed ora vorrei condividere con voi un esempio personale relativo al trauma sociale, alla frattura della matrice tripartita. Come già detto, ho accettato con vero piacere l'invito a intervenire in questa conferenza. I legami con l'Italia, con la sua gente e la sua cultura, soprattutto in questo ultimo periodo, sono stati per me fonte di ispirazione e gioia nel corso della mia vita, anche in precedenza. Così, sono rimasta sorpresa quando, all'inizio di questo mio percorso di scrittura, una memoria traumatica è emersa come un improvviso muro interno. Perché è accaduto? I realized that it is related to the largest social trauma I had ever experienced in my life. Time collapsed with old emotional storm coming to the fore. Contents which were dissociated. I was afraid to share, but decided to trust this audience. So I'll now tell the trauma story from 22 years ago, containing layers from the social, professional, family and personal matrices. Ho capito che il fenomeno è legato al più grave trauma sociale che io abbia mai vissuto nella mia vita. Il tempo è collassato, antiche ansie sono riemerse e con esse una tempesta emotiva, contenuti che erano stati dissociati. Ho provato paura all'idea di condividere queste emozioni. Poi però ho deciso di avere fiducia in chi mi ascolta. Vi racconterò ora la storia di questo trauma, fatto di stratificazioni derivanti da matrici sociali, professionali, familiari e personali, che emerge vivido pur risalendo a 22 anni fa. I was a psychiatrist in the psychiatric clinic in Belgrade on my regular night duty with about 100 psychotic patients, the only physician with four nurses. We just finished the overnight medication when at 8 p.m. an extremely loud siren shaking everything. Lavoravo come psichiatra nella clinica psichiatrica di Belgrado. Quella notte stavo svolgendo il mio consueto turno di guardia presso l'unità di ricovero e avevo la responsabilità di un centinaio di pazienti psicotici. Ero l'unico medico, con me c'erano quattro infermieri. Avevamo appena finito il giro serale per la somministrazione dei farmaci, quando, alle ore 20, una sirena fortissima, mai sentita prima, fece tremare ogni cosa. Automatically I phoned my daughter who arrived home from grammar school and was alone. She said, Mama, the whole house is shaking. Now windows are breaking, screaming. I see there in front of me huge bomb exploding. I could well hear the explosion through the phone. Mama, I'm scared. The fear for her went through my bones. An urge in a second to be with her and hug and make her safe, but I ran to see what to do with my patients. It was 24th of March, 1999, the first night of NATO bombing of Belgrade and whole Serbia.
D'impeto telefonai a mia figlia, che tornata da scuola era a casa da sola. Mi disse: Mamma, trema tutto qui in casa, le finestre stanno andando in pezzi. E poi urlando: Adesso di fronte a me una bomba enorme sta esplodendo. Attraverso il telefono udii distintamente l'esplosione. Mamma, ho paura! La paura per la sua sorte mi percosse le ossa. Provai il bisogno fortissimo di correre immediatamente da lei per abbracciarla e metterla al sicuro. Tuttavia, corsi a vedere cosa fare con tutti i miei pazienti. Era il 24 marzo 1999, la prima notte di bombardamenti NATO su Belgrado e sull'intera Serbia. I heard on radio that the very first bomb fell exactly close to our family house. I immediately became commander in charge of the hospital to make fast decisions, like whether to wake up all the schizophrenic patients, take them to shelters. These minutes will never be forgotten. On the news, all planes were arriving from Italy, from Avian, in my memory inscribed as the Italian bombs. The bombing went on night without any break for 3 months. The destruction is enormous. The country will never be the same. Tons of projectiles, forbidden bombs with uranium. And especially evil is that the uranium bombs are devastating this land for hundreds of years in the future. Epidemics of cancer in our country is faster rising than COVID. La radio mi confermò che la primissima bomba era caduta proprio lì, vicino alla nostra casa. Un attimo dopo mi resi conto che per legge ero diventato il comandante in capo del reparto psichiatrico e dovevo prendere velocemente delle decisioni, quali per esempio svegliare i pazienti schizofrenici e condurli al rifugio. Non dimenticherò mai quegli attimi. Dai telegiornali si seppe che tutti gli aerei stavano arrivando dall'Italia, da Aviano. Evento inscritto nella mia memoria come le bombe italiane. Il bombardamento continuò giorno e notte incessantemente per 3 mesi. La distruzione provocata fu enorme, la nazione non sarà più la stessa. Migliaia di attacchi aerei, tonnellate di missili, bombe a grappolo proibite contenenti uranio. Un aspetto particolarmente nefasto questo. Le bombe all'uranio continueranno a devastare la nostra terra per secoli in futuro. L'epidemia di cancro nella nostra nazione si sta diffondendo più velocemente di quella da Covid-19. Unbelievably and apocalyptically, no UN Security Council agreement, no war announcement. How was that possible? Fracture into relationships with people in the Western countries, a betrayal never forgotten, forgiven, disillusionment into goodness and justice, turning us from this side of the social wall into orphans of the real, sudden crack in the ordinary life paradigm. Incredibilmente e apocalitticamente non ci fu alcun benestare del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nessuna dichiarazione di guerra. Com'era potuto accadere? Una frattura nelle relazioni con le nazioni occidentali, un tradimento che non potrà mai essere dimenticato o perdonato, il disincanto della bontà e della giustizia, un evento che ha trasformato noi che ci trovavamo dall'altra parte del muro sociale in orfani del reale. Si è prodotta una crepa improvvisa nel paradigma di vita comune. Human matrices for survival activate the fourth basic assumption of incohesion described by Hopper with oscillations between states of aggregation and massification as defenses from fears of annihilation. Then, searching for more stable states, matrices may co-create encapsulations and social psychic retreats, life-saving, self-organizing groupings. Like where enclaves of neighborhoods or in shelters are examples of positive spirit retreats. Le matrici umane per la sopravvivenza attivano il quarto assunto di base dell'incoesione, descritto da Hopper, con oscillazione tra stati di aggregazione e massificazione, quali difese dalle angosce di annichilimento. Alla ricerca di stati maggiormente stabili, le matrici possono co-creare inconsciamente varie forme di incapsulamento e di rifugio psicosociale. Raggruppamenti salvavita auto-organizzati, come un'enclave di vicini di casa oppure i rifugi, sono esempi di rifugi psichici positivi.
Some would over time turn into more negative ones, like when aggressive people took advantage. Good illustration of a malignant SP retreat is in the film Underground by the Serbian director Kusturica. Story of living in shelters for decades since the Nazi bombing of Belgrade in 41. Con il tempo, alcuni si sono trasformati in rifugi psicosociali negativi, quando personalità aggressive hanno preso il sopravvento. Una buona descrizione di un rifugio psicosociale maligno si trova nel film Underground, del regista serbo Emir Kusturica, narrazione della vita di Petar il Nero, che trascorre decenni nei rifugi a partire dal bombardamento nazista di Belgrado nel 1941. Fragmentation in matrices often occur along the inborn fault lines. For example, old conflicts in former Yugoslavia between communists and non-communists emerged in bizarre aggregates, even in families. Parts cease to know about each other, shutting down into spaces which give the impression of safety. La frammentazione delle matrici spesso si verifica lungo le linee di confine congenite delle società e delle persone. Per esempio, nella ex Jugoslavia, antichi conflitti tra comunisti e non comunisti sono emersi in aggregati bizzarri, persino all'interno delle famiglie. Le parti smettono di conoscersi reciprocamente, ci si chiude all'interno di spazi che possono dare un'impressione di sicurezza. Often we don't realize that the traumatizing agent has been smuggled into the retreat, get interacted through identification with the aggressor, or in other ways kept inside. For example, families keeping the blind eye on their school children involved in criminal. Destructive figures are often hiding around the gates, pretending as if safeguards, and preventing changes of the internal totalitarian regime. Unless we find strength for opposing them, we'll have to stay too long locked down in those shelters. Spesso non ci rendiamo conto che l'agente traumatizzante è stato introdotto di nascosto nel rifugio in forma velata, viene introiettato attraverso l'identificazione con l'aggressore o comunque tenuto dentro in altro modo. Per esempio, vi sono famiglie che chiudono gli occhi sulle azioni criminose compiute dai propri figli. Figure distruttive spesso si nascondono intorno ai cancelli del rifugio, facendo finta di salvaguardarlo e impedendo qualsiasi reale cambiamento del regime totalitario interno. Se non troviamo la forza e il supporto necessari per opporci a essi, rimarremo troppo a lungo incarcerati nei rifugi. Role of responsible physician, commander of hospital for the first war night and the role of a mother at the very same urgent moment. No dilemma, I had to stay in the hospital, but deep crack into the safety provider as a mother and serious betrayal of my motherhood. Eccomi dunque nel ruolo di medico responsabile, comandante dell'ospedale per la prima notte di guerra e con il ruolo di madre nello stesso urgente momento. Dovevo rimanere in ospedale, era certo. Tuttavia, questo provocò una profonda spaccatura nei miei sentimenti di madre garante della sicurezza, un grave tradimento del mio essere madre. How could I let my daughter be alone when whole life could be annihilated, like at the gates of hell? That internal black hole of the unimaginable was soon settled by various trauma creatures pushed into dissociated land of somatization and insomnia. All mentalizing processes on the theme were impoverished. For long I didn't dream, but my daughter did, with extreme nightmares for many years. Come potevo lasciare sola mia figlia in un momento in cui la vita avrebbe potuto essere distrutta, quasi fossimo alle soglie dell'inferno. Quel buco nero interno, prodotto dall'inimmaginabile, fu presto colonizzato da varie creature del trauma, spinte nelle terre dissociate della somatizzazione e dell'insonnia. Tutti i processi mentalizzanti sull'argomento ne risultarono impoveriti. Per lungo tempo non ho sognato. Mia figlia, però, per molti anni ha avuto incubi terribili. Similarly, on a wider scale,
Serbia was for many years in the 90s locked down by sanctions, a sort of a huge jail. But even when we were able to travel, many didn't. The anger, disappointment into colleagues, the world institutions was so huge that we couldn't talk about it all. Step by step, a long healing journey followed. Similmente, su scala più ampia, negli anni 90, lungo la Serbia è rimasta isolata a causa delle sanzioni che ci hanno colpito, una specie di immensa prigione. Anche molti anni dopo, quando ci fu concesso di viaggiare, molti non lo fecero. La rabbia e la delusione nei confronti di colleghi e amici verso le organizzazioni mondiali era talmente grande che non eravamo capaci di parlarne. Successivamente, passo dopo passo, è iniziato un lungo viaggio verso la guarigione. Interesting dynamic occurs when into the trauma darkness beams of light come in. Just to mention one during the bombing, Greek warship captain Marinos, refusing to take part into NATO destruction, returned his ship to port. Crew supported him, as did Greek public, but military court sentenced him to prison. Dinamiche interessanti si attivano quando nell'oscurità del trauma filtrano dei raggi di luce. Solo per citarne una, verificatasi durante i bombardamenti, Marinos Ritsoudis, capitano di guerra greco, ricondusse la propria nave in porto, rifiutandosi di prendere parte alla distruzione voluta dalla NATO per sostenere una nazione che stava difendendo la popolazione da un nemico di gran lunga superiore. L'equipaggio supportò il capitano, come pure l'opinione pubblica e tutta la nazione greca. Tuttavia, il tribunale militare condannò Ritsoudis a 2 anni e mezzo di prigione. Those cracks in darkness where light come in might seem insignificant, but actually are not. Pearls of humanness opposing principles of banality of evil in terms of Arendt can shine with long-lasting effects. Those islands of positive experience keep reminding that hope might not be lost forever. Queste crepe nell'oscurità psicosociale, attraverso le quali filtra la luce, potrebbero sembrare insignificanti. Di fatto non lo sono. Perle di umanità e coraggio che contrastano la banalità del male, per citare Hannah Arendt, possono risplendere con forza e produrre effetti durevoli. Queste oasi di esperienza positiva ci ricordano che anche in tempi tanto duri, non tutta la speranza è perduta per sempre. Patches of hope in the reflective citizens. From similar hope, we engaged into psychosocial work of reflective citizens. Began in the 90s as grassroots citizens' need to reflect in random social groupings, we developed the RC methodology together with citizen participants. People's interest for reparation through sharing, learning to listen to the other perspective and reflect is natural and around us all. Ampliare squarci di speranza nella cittadinanza riflessiva. Con un analogo sentimento di speranza ci siamo impegnati nel lavoro psicosociale della cittadinanza riflessiva. Tutto ha avuto inizio negli anni 90 come necessità di base dei cittadini di riflettere in raggruppamenti sociali occasionali. Abbiamo sviluppato questa metodologia insieme ai cittadini partecipanti. L'interesse da parte delle persone a riparare le matrici attraverso la condivisione di emozioni, sogni e pensieri, per l'apprendimento dell'ascolto dell'altro e della sua prospettiva, per una riflessione comune, è naturale e presente tutto intorno a noi. Sometimes it really felt like standing in the trauma cracks endeavoring to widen the zones for light. Small patches of the wounded social fabric were held by peer citizens like orphan groupings, making homes for such needs. Reflective citizens is developed in many towns in Serbia, the region, and other countries. In Italy and Greece, now branches are developing. We started in Chieri with the Italian branch. Talvolta avevamo davvero la sensazione di trovarci nelle crepe del trauma, impegnate ad ampliare le zone di luce. Piccoli scampoli di tessuto sociale ferito erano offerti dai concittadini nei raggruppamenti orfani che ospitavano bisogni tanto significativi.
La cittadinanza riflessiva si è sviluppata in molte città della Serbia e anche in altre nazioni. In Italia e in Grecia nuove rappresentanze si stanno ora sviluppando e qui in Italia in modo particolare abbiamo avuto la nostra prima esperienza a Chieri nel 2019. Illustration from RC in Banja Luka, Bosnia, also bombed by NATO and experienced terrible ethnic conflicts. Fear of new conflicts is still there. Social dreaming enabled initial containment with specific envelopes for looking into trauma images in spite of many wounds. A participant F said, I had two Labradors. They went everywhere with me. I dreamed our town was bombed again. I was in a sanctuary, food supplies dried, children were starving. I thought I must kill my Labradors to feed the children. I had to do it myself. Riporterò ora una vignetta tratta da un workshop sulla cittadinanza riflessiva tenutosi a Banja Luka in Bosnia, che pure fu bombardata dalla NATO. I conflitti etnici si trasformarono in terrificanti crimini di guerra. Il timore di nuovi conflitti è ancora presente. Il social dreaming consentiva un primo contenimento, offrendo un luogo specifico in cui poter osservare l'immaginario traumatico, nonostante le tante ferite e le angosce dei partecipanti. Una partecipante disse: avevo due Labrador, madre e figlia. Venivano con me dappertutto. Di recente ho sognato che la nostra città veniva nuovamente bombardata. Mi trovavo in un santuario e mi rendevo conto che le nostre provviste di cibo si erano esaurite. Anche i nostri figli stavano morendo di fame. Un pensiero mi giunse all'improvviso: devo uccidere i Labrador per dar da mangiare ai miei figli. Decisi che avrei dovuto farlo io. Ma come? Mi svegliai terrorizzata. Hay said, we tend to deny that the terror penetrated into our most intimate feelings, forcing us to make unbearable choices. Your soul either dies or you turn into a monster. D said, I'm scared. Politicians are yet again behaving irresponsibly. We saw how nationalistic forces can make a hell of our country. We are now citizens who have to make efforts to change. Another one said, I agree and can't even talk about it. When I invited parents for RC, they only waved me off. Allora io dissi: tendiamo a negare che il terrore è penetrato totalmente nei nostri sentimenti più intimi di attaccamento e amore, costringendoci a uccidere o a prendere decisioni insopportabili riguardanti talvolta i nostri figli. L'anima muore oppure ci si trasforma in mostri. D disse: anch'io sono terrorizzata. I politici hanno ricominciato a comportarsi in modo irresponsabile. Abbiamo già visto che le forze nazionalistiche sono capaci di trasformare il nostro paese in un inferno. Siamo noi cittadini che dobbiamo fare lo sforzo di cambiare. Io dissi: sono d'accordo. Nonostante tutti i cambiamenti democratici in questa nazione, la paura nelle persone è ancora tanta, al punto che non ne possiamo nemmeno parlare. Quando ho invitato i miei genitori a partecipare a questi incontri, mi hanno detto che non avevano bisogno di alcun aiuto. Anne said, Communist culture was resting on similar authoritarian norms. P said, for me, the dream tells that sometimes we have to participate in decisions that may result in losses for generations to come. B, now I remember Gershwin's song, Summertime, with which we started the very first reflective citizens in this town. This was the Black mother's lullaby, as she dreamed the future for her baby. It was like protecting the newborn RC with hope for the future time. A young man said, until recently, I wouldn't be able to imagine anything else either. My father was killed in Srebrenica because he was Muslim. I saw that it is possible to overcome feelings of hate and revenge. Look how we talk here. N disse: in un certo senso, la cultura comunista poggiava su norme autoritarie e patriarcali simili. P disse: per me il sogno indica che alle volte dobbiamo prendere delle decisioni che potrebbero comportare delle perdite dolorose per le generazioni a venire. P aggiunse: mi è venuta in mente la canzone di Gershwin, Summertime, con cui abbiamo iniziato il primissimo incontro di cittadinanza riflessiva in questa città.
Era la ninna nanna di una madre di colore che sognava un futuro per il proprio bambino, cercando di trovare una via d'uscita. Ascoltare quella canzone è stato come proteggere la cittadinanza riflessiva appena nata dal trauma del concetto di fondere speranza per il futuro che verrà. Un giovane uomo di bell'aspetto disse: «Anch'io, fino a poco tempo fa, non sarei stato in grado di immaginare nulla di diverso. Mio padre e alcuni altri miei familiari sono stati uccisi a Srebrenica, perché erano musulmani. L'ho visto in me stesso allora che è possibile superare sentimenti di odio e vendetta. Guardate come ci stiamo confrontando qui». We see a flavor of emerging negative social psychic retreat in the RC and how they begin to dissolve, to be transformed. But I shorten this and we can leave this elaboration for discussion, perhaps. Possiamo qui apprezzare i rifugi psicosociali negativi emergenti nella matrice della cittadinanza riflessiva e come questi possano iniziare a dissolversi. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma ho tolto una parte da qui, ma penso che avremo possibilità di elaborare ulteriormente questo tema durante il dibattito. Negative therapeutic and negative psychosocial reactions are of enormous importance to be understood and recognized. Omnipotent traumatizing objects don't leave their territories easy. Worsening immediately after positive relational experiences, like collapse of hope or reemergence of symptoms, seem paradoxical, pushing into desperation. It is linked to phenomena of the mafia retaliation kind of dynamics in psychoanalysis known as negative therapeutic reaction, in community work, negative psychosocial reaction. Reazione terapeutica negativa e reazione psicosociale negativa devono essere comprese e riconosciute. È un aspetto di enorme importanza questo. Gli oggetti traumatizzanti onnipotenti non lasciano il campo facilmente. Un improvviso peggioramento subito dopo aver avuto esperienze relazionali positive, quali il collasso della speranza, la ricomparsa di sintomi o altri segni, sembra totalmente paradossale e alimenta la disperazione. Il fenomeno è collegato al tipo di dinamica definita rappresaglia della mafia. In psicoanalisi viene comunemente chiamata reazione terapeutica negativa, mentre nel lavoro di comunità la chiamiamo reazione psicosociale negativa. Careful keeping the work process ongoing with openness to meet the destructive objects, the awareness of inevitability of up and down movements in processes are helpful. Using the imageries from dynamics on the event horizons of trauma black holes as a zone of potential transformation towards positive development are useful. Avendo cura di mantenere attivo il processo di lavoro con la necessaria apertura per affrontare le azioni degli oggetti distruttivi, palesi e nascosti, con la consapevolezza dell'inevitabilità degli alti e bassi di questi processi, con la supervisione o la condivisione con i colleghi, sarà possibile aumentare le probabilità di esiti positivi. L'utilizzo dell'immaginario derivante da dinamiche conflittuali negli orizzonti degli eventi, dei buchi neri del trauma, come zona di potenziale trasformazione verso uno sviluppo positivo, accompagnato dalla consapevolezza che potrebbero manifestarsi anche degli eventi negativi, è vantaggioso. At times, submitting to death forces feels as the only solution, letting the inner protectors turn into persecutors and the spirits of darkness take then the total lead. Not rarely we hear Serbian citizens saying, "They should have bombed us all. It would be better not to exist at all. We are no worth of anything." In such states, allowing beams of light to come in feels as the most dangerous move. My first dear neighbor couldn't bear the tension. His heart broke in the only day we were not bombed, and he died. When you adapt to hell, then beams of hope can really be dangerous if special care is not made available. Alle volte, soggiacere alle forze mortifere appare l'unica soluzione, lasciando che i protettori interni si trasformino in persecutori.
Gli spiriti dell'oscurità prendono il sopravvento. Forze simili entrano in campo quando alcuni cittadini serbi affermano: avrebbero dovuto bombardarci tutti. Sarebbe meglio non esistere. Non valiamo nulla. In questi stati, consentire l'ingresso di un raggio di luce sembra la mossa più pericolosa in assoluto. Un mio caro vicino di casa non è riuscito a sopportare la tensione. Il suo cuore ha ceduto nell'unico giorno in cui non siamo stati bombardati. È morto. Quando ti abitui all'inferno, i raggi di speranza possono essere davvero pericolosi se non si pone particolare attenzione nei processi di svelamento. Occurring with trauma enables the exposure to the other realms, which have different names like the numinous, eternal, celestial, mystical, or O in Bionian terms. Art, rituals, or group analytic groups make the transitional areas between the ordinary reality and the O possible. La cesura provocata dal trauma mette in contatto con altri regni chi è stato esposto al trauma. Questi regni hanno nomi e concettualizzazioni diverse: luminoso, eterno, immateriale, celestiale, mistico, Dio o in termini bioniani. L'arte, i rituali, l'attività mitopoietica, l'immaginazione trascendentale, i nostri gruppi gruppo-analitici rendono possibili delle aree transizionali tra la realtà ordinaria e O. Like the birth trauma, at the same time dangerous and painful, and the greatest wonder of life, so most other traumas have two sides. Similarly to birth, is with the fact of life. Dealing with it brings most of us into contact with the two sides, putting us into the challenge of either falling down into abyss of despair or moving on towards new levels of being. Come il trauma della nascita, evento pericoloso e doloroso da un lato e la più grande gioia e meraviglia della vita dall'altro, anche la maggior parte degli altri traumi ha due lati. Similmente alla nascita, si viene in contatto anche con la realtà della morte. Affrontarla e gestirla mette la maggior parte di noi in contatto con i due lati sopracitati, ovvero ci costringe a sfidare l'alternativa di cadere in un abisso di disperazione, oppure di procedere verso nuovi livelli dell'essere. Even if the containment during caesuras is good, contact with the infinite, the O, will occur through the cracks in containment. In fairy tales with birth, helpers from the numinous are immediately available, like our fairies, guardian angels, among other archetype images. The transpersonal story holds the pain before the human story can be told. Anche quando il contenimento alla nascita o in altri momenti di cesura è molto efficace, il contatto con l'infinito, con O, avverrà attraverso le crepe del contenimento. Nelle fiabe, assistenti alla nascita provenienti dal luminoso sono immediatamente disponibili, come lo sono le fate, gli angeli custodi, per citare alcune immagini archetipiche. La storia transpersonale contiene il dolore prima che la storia umana possa essere narrata. The protection is never perfect, and the interacting drama keeps framing our worlds. Michelangelo's drama of Genesis in the Sistine Chapel is related to man facing his destiny at the edges of pre-abyss. While stars are born, God is floating in his loneliness, then flesh transits from God's to man's finger. The pre-mother wakening from dreams with the first pain, bearing from the first hope. Miraculous finding of the strength to turn the flow of river upwards towards the spring, despair into hope, is related to endless circles of human destinies. La protezione non è mai perfetta e il dramma interattivo continua a fare da cornice al nostro mondo. Mi torna in mente il dramma della Genesi, dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina, riferito all'uomo che affronta il proprio destino sull'orlo del preabisso. Mentre stanno nascendo le stelle, Dio è ritratto sospeso nella sua solitudine. Quindi una scintilla passa dal dito di Dio al dito dell'uomo. La premadre si sveglia dal sogno con il primo dolore associato alla prima speranza. Il miracoloso ritrovamento della forza per deviare la corrente del fiume verso l'alto, verso la sorgente,
per trasformare la disperazione in speranza in relazione all'infinita ciclicità dei destini umani. La Commedia Divina by Dante, which he wrote in the last years of his years, is describing his vision of the human soul's journey, struggling between hell and paradise like on a wheel. The Roman poet of Virgil appears as Dante's guide through hell and purgatory towards heaven. Inferno, the persecutory landscape of the ruling dark lord, is a great portrait of the terrifying world of trauma, their private hell. It is among best artworks of our civilization on this subject. La Divina Commedia, il lungo poema narrativo di Dante Alighieri, che il poeta scrisse negli ultimi 12 anni della sua vita, descrive la sua visione del viaggio dell'anima umana che lotta tra inferno e paradiso, come su una ruota. Il poeta dell'amore romano, Virgilio, appare quale guida di Dante attraverso l'inferno e il purgatorio nel cammino verso il paradiso. L'inferno, con il paesaggio persecutorio del Signore delle Tenebre che su di esso governa, è un grande ritratto del mondo interno terrificante del nostro trauma, un inferno privato. Penso che questa sia tuttora una delle migliori opere d'arte della nostra civiltà su questo argomento. Keeping the open contact with the two at the same time and not using either world as an escape of the other is a difficult task to reach. Most of the time, we are not able. Alternative worlds are created for rest. If we stay too long, we get stuck in development. If some good enough groups and communities external internalized are present for us, holding the pain for a while, perhaps as Virgil did for Dante along the way, we might recover. Mantenere un contatto aperto contemporaneamente con entrambi i regni, non facendo uso dell'uno come via di fuga dall'altro, è certamente un'abilità difficile da raggiungere. La maggior parte delle persone non è quasi mai capace. Mondi alternativi vengono creati come luoghi in cui trovare riposo, ma se indugiamo troppo a lungo in questi luoghi di riposo, il nostro sviluppo si blocca. Se invece intorno a noi troviamo dei gruppi sufficientemente buoni e comunità esterne o interiorizzate presenti per noi, che contengano il dolore almeno per un po', allora potremo riuscire a recuperare le nostre capacità umane. We can then return our orphaned parts to the human groups, perhaps also experiences of encountering archetypal figures. Our capacity for two realities grows and keeps windows open for our fellow people. Thus, like artists do for citizens, so groups and communities help the traumatized to take the dangerous but potentially transformative walk as citizens of the two realms. Potremmo riportare le parti del nostro sé rimaste temporaneamente orfane ai gruppi umani e alla fine porteremo anche le nostre esperienze di incontro diretto con le figure archetipiche. La nostra capacità di transitare tra le due realtà cresce mantenendo delle finestre aperte per gli altri esseri umani. Così, come gli artisti aiutano i singoli cittadini, i gruppi e le comunità aiutano le persone traumatizzate ad affrontare un cammino pericoloso, ma potenzialmente trasformativo, come cittadini dei due regni. I wish to return to the home where I started from, related to discovery of the phenomena of social in my small group analytic groups. I will therefore share a vignette from a regular small group analytic therapy group, which moved into Zoom setting due to pandemics. Desidero tornare al luogo delle origini per quanto concerne la scoperta dei fenomeni denominati rifugi psicosociali, i miei piccoli gruppi gruppo analitici. Condividerò con voi una vignetta tratta da un gruppo di terapia gruppo analitica che è stato costretto a passare a un setting online su Zoom a causa della pandemia da Covid-19. At the beginning of the session, before summer break, Anne shared the dream
Receive information that the whole world will disappear except a small number of people, but I'm not sure whether I am in that small group that will survive. I wake up with a terrified sense of explosion in my body. All'inizio dell'ultima seduta di gruppo, prima della pausa estiva del 2020, Anne condivide un sogno. Mi viene detto che tutto il mondo scomparirà, eccezion fatta per un piccolo numero di persone. Non sono sicura di essere tra le persone di quel piccolo gruppo che sopravvivrà. Mi sveglio con un terribile senso di esplosione nel mio corpo. While reactions from the group were arriving, I suddenly found myself not listening at all. In a film from apocalyptic genre, melancholy. Melancholy, a planet hiding in front of the sun, moving towards Earth, will bypass but give humans a unique experience. This is a film from Lars von Trier. But major character there, C, realized that the Earth melancholy encounter will mean the end of the world. My counter-transference was like a reciprocal dissociative process transposed into a film social psychic retreat. Mentre giungevano le reazioni del gruppo, scoprii che non li stavo proprio ascoltando e che la mia mente era persa nell'immagine di un film di genere apocalittico, Melancolia di Lars von Trier. Melancolia è un pianeta che si nasconde davanti al Sole, si sta muovendo verso la Terra, che secondo i media riuscirà a bypassare, facendo però provare agli umani un'esperienza unica. Tuttavia Claire, la protagonista principale, capisce che l'incontro tra la Terra e Melancolia significherà la fine del mondo. Il mio controtransfert era come un processo dissociativo reciproco trasposto nel rifugio psicosociale cinematografico. As if the explosive trauma was weakened, opening a twin apocalyptic story. I was back to reality with the group, which was for a while holding the apocalyptic threat pouring into the matrix, a feeling of ground shattering of all, Anne's body and the life, the group, the whole world. Questioning if Anne, his place in the survival group, was also a voice for all. Come se lo scoppio del trauma esplosivo fosse stato indebolito attraverso l'apertura di una storia apocalittica gemella, tornai alla realtà insieme al gruppo che per un istante era sembrato contenere la minaccia apocalittica rovesciata nella matrice. Un sentimento di totale devastazione di tutto, il corpo di Anne, la sua vita, il gruppo, tutto il mondo. La domanda di Anne, se vi fosse posto per lei nel gruppo dei sopravvissuti, era, in quello stesso istante, la voce di tutti. Freud's work Interpretation of Dreams, 1899, appeared at the same time as filmmaking. Films are projected in the dark, just as were dreams for Freud. At the following turn of century, 1999, the cataclysmic trauma happened to us. This group was conceived in 99. All members changed since, but its birth was inscribed into the matrix. With existential threat, birth trauma layers might emerge. Mi tornò alla mente che l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud era stata pubblicata proprio quando la cinematografia era agli albori. I film vengono proiettati al buio, proprio come i sogni per Freud. Alla fine del XX secolo, il trauma del cataclisma si abbatté su di noi. Questo gruppo fu concepito proprio nel 1999. Tutti i membri sono cambiati da allora, ma la sua nascita è inscritta nella matrice. Quando una minaccia esistenziale incombe sul gruppo, è possibile che emergano livelli del trauma della nascita. What was my transposition into that film about? Although dissociated from listening the group, it might have helped me to cope with the explosively fragmenting, moving me into a film as a temporal retreat, trauma becoming a bit more thinkable. Fears could be shared. Is it a global experiment over human species offering us a unique experience, a lecture from God, or a reality of the end of the world?
The group was moved into the Zoom room, shattering its containment. When the summer break comes, the usual insecurity was additionally multiplied. Is the end of the group planet come? Perché quella mia trasposizione in quel film, sebbene dissociata dall'ascolto del gruppo, potrebbe avermi inconsciamente aiutato in quel preciso istante a venire a patti con l'assunto di base di incoesione. Sono stata trasportata in un film che ha funzionato come rifugio psicosociale temporaneo. In quel momento il trauma stratificato è diventato un po' più pensabile. Domande e paure hanno potuto essere condivise. Si tratta forse di un esperimento globale sulla specie umana che ci offre un'esperienza unica nel suo genere, o di una lezione proveniente da Dio, o di una concretizzazione della fine del mondo? Il gruppo fu spostato dal setting consueto della stanza del gruppo alla stanza su Zoom, mandando in frantumi il consueto contenimento. All'approssimarsi della pausa estiva, la consueta insicurezza, accompagnata da molti sentimenti complessi, risultava ora amplificata. Era arrivata la fine del pianeta gruppo? It was remembered that Anne joined the group years ago due to extreme nightmares. She said, I needed long time to really understand, make emotional link with me as a baby, being left by my parents alone for hours when they just went to a night cinemas and pubs. You all know this story. And the group helped a lot, diluted those fears. Fu ricordato che Anne era entrata nel gruppo perché soffriva di incubi terribili che le facevano vedere delle entità nella sua stanza. Anne disse, sono una persona molto razionale e qui nel gruppo ho avuto bisogno di molto tempo per capire veramente, per entrare emotivamente in contatto con me bambina, lasciata sola dai genitori per ore, quando loro semplicemente andavano al cinema o al pub. Tutti voi conoscete molto bene questa storia. Questa parte di lavoro nel gruppo l'aiutò molto, sciogliendo le sue paure. But early childhood trauma were translationally complicated. Her grandparents of Czech, Catholic, Serbian Orthodox and hidden Jewish roots with concentration camp experiences and felt as her life task was to make harmony of ancestors' legacy, devoted to forgetfulness, spiritual peace, and usually made in the group interventions from that for her safe position. Tuttavia, alle dissociazioni traumatiche della prima infanzia si sommavano delle complicazioni transgenerazionali, ovvero dei traumi estremi sofferti dai nonni, con radici ceche, cattoliche, serbo-ortodosse e radici ebraiche nascoste, con molte esperienze di guerra e campi di concentramento. Anne era convinta che il suo compito di vita fosse quello di pacificarsi con la ricchezza dell'eredità lasciatale dai suoi avi. Promuoveva idee di perdono e di pace spirituale. Di solito nel gruppo effettuava interventi da quella posizione che percepiva per sé come sicura. In lockdown, she felt loneliness more directly and robbed from her usual helper's activities. Will everything disappear? Will she be held by her small group? She was able emotionally to connect with that. It seems as if over the years of feeling safe in the group and established many internal integration, but only during the new social trauma, pandemics, when the most horrifying apocalyptic explosive kernel was in resonance with others, she could allow the group to come closer to the area of the unbearable trauma pain. Alcuni membri del gruppo affermarono che il lockdown probabilmente non era una condizione semplice per la sua personale situazione di vita. Forse le faceva percepire maggiormente la solitudine, forse la privava delle sue consuete attività. Scomparirà tutto? Anne potrà trovare contenimento nel suo piccolo gruppo? Anne fu in grado di entrare in contatto con questi temi. Anne provò una sensazione di saldo collegamento e una maggiore rilassatezza. Sembra che dopo essersi sentita per anni sufficientemente al sicuro nel gruppo, abbia potuto ritrovare una buona integrazione interna.
Tuttavia, soltanto durante il nuovo trauma, quello della pandemia, quando il più terrificante nucleo esplosivo apocalittico era in risonanza con gli altri, N poté consentire al gruppo di avvicinarsi all'area di dolore traumatico insopportabile. Yet in her identity of the family helper, she had first to offer her dream work for the group. It was gently and empathically accepted by the group. Knowing her well in the group, the scared internal baby with films of nightmarish, uncanny monsters and demons in the darkness, could finally be soothed and jointly dreaming future happiness for Nina. Tuttavia, nella sua identità di soccorritrice della famiglia, le fu prima necessario offrire il proprio lavoro onirico al gruppo, che fu accolto con gentilezza ed empatia. Essendo conosciuta sufficientemente bene all'interno del gruppo, la bambina ferita che portava in sé, perseguitata da film di mostri e demoni inquietanti e angosciosi che popolavano l'oscurità, riuscì finalmente a ritrovare quiete. E insieme si cominciò a sognare per lei una possibile felicità futura. At the ending of the lecture, the old poem by John Donne, No Man is an Island, comes to mind. With trauma, we learn that at the same time it separates and connects us, all islands and continents of mankind, teaches us to widen our minds and hearts for the citizenship of the two realms, finding trust to tell personal story related to Italian bombs. Made possible the toxic pieces still hiding as if minefield carefully to be excogitated. Internal touch with the richness of friendship increased, reaching further towards old collective and family layers, just few snapshots. Ora che ci stiamo avvicinando alla conclusione, mi viene in mente una poesia di John Donne che dice: Nessun uomo è un'isola. Lavorando con il trauma, comprendiamo che il trauma ci separa e ci unisce a un tempo, tutti noi, isole e continenti dell'umanità. Ci insegna ad allargare le nostre menti e i nostri cuori per la cittadinanza dei due regni. Avendo trovato fiducia per richiamare alla memoria la spiacevole storia traumatica personale legata al bombardamento italiano, è stato possibile escogitare delicatamente le parti tossiche che ancora si nascondevano come in un campo minato. Il contatto interno è aumentato con la ricchezza dell'amicizia, comprendendo in questo modo anche i livelli familiari e collettivi risalenti a molto prima. In my home, at the bookshelves beside Dante and Virgil's Oneida, is an old book of my grand-grandfather, Dr. Nicola Gioric, a long Kosovo poem about the 14th century social trauma, the only existing as such for liter from literature point said to be comparable to Oneida. Ora solo alcune istantanee. Nella mia casa, nello stesso scaffale in cui tengo Dante e l'Eneide di Virgilio, è posizionato anche un libro antico del mio bisnonno, il dottor Nicola Doric, un lungo poema del Kosovo sul trauma sociale del XIV secolo, opera unica nel suo genere. Nella letteratura serba, la sua ricchezza poetica è paragonabile a quella dell'Eneide. He wrote it in the World War I during the largest Serbian Golgotha when the Serbian king, all army and people retreated from survival for survival from the Austro-Hungarians through Kosovo to the Mediterranean coast. My grand-grandfather was there a doctor and a poet. Although allies' ships were so close, people saw them passing by, they refused to help the starving to death Serbian people. All would have died if the Italian ships hadn't helped and transferred to Corfu for recovery. Il mio bisnonno scrisse il poema nel corso della Prima Guerra Mondiale, durante il cosiddetto Golgota serbo, quando il re di Serbia, l'esercito e i civili si ritirarono per mettersi in salvo dagli austro-ungarici attraverso il Kosovo fino alla costa adriatica. Il mio bisnonno era un medico, ma anche un poeta. Sebbene le navi degli alleati fossero molto vicine, la gente vide passare la popolazione serba
ma si rifiutò di aiutarla, benché stesse morendo di fame. Sarebbero morti tutti se le navi italiane non fossero arrivate in loro soccorso, trasferendoli nell'isola greca di Corfù, dove furono soccorsi. Some ships took children to France, like to Nice, as was the destiny of my own grandmother with her 14. She later gave me my name with her love for Italian song Marina. Alcune navi portarono i bambini in Francia, a Nizza. Così accadde a mia nonna, che allora aveva 14 anni. Molti anni dopo fu lei a scegliere il mio nome, Marina, perché le piaceva particolarmente una canzone italiana intitolata così. With this writing process, I realized that voices from the crypts of some ancestor stories began appealing for a certain place to be heard. Actually, ever since Alicia and me joined the Traveling Reflective Citizens through Kosovo with a bus in 2018. In the Serbian province, some of the largest war ethnic destructions had happened there. At the same time, Kosovo shares hundreds of most beautiful Serbian old medieval monasteries, most under UNESCO protection. Traveling reflective citizens visited Deceni Monastery for long safeguarded by the Italian UN soldiers from Albanian terrorists. It is linked also to Italian NGOs, their special ability to value the precious medieval art and spiritual beauty. Images of prior, monk Saba, storytelling Alice around the frescoes in fluent Italian became a shining internal area accompanying me through this writing's journey of mine and of ours. Solo ora, attraverso questo processo di scrittura, mi rendo conto che alcune voci dalle cripte, con pezzi di storie dei miei avi, hanno iniziato a chiamarmi sin dal momento in cui Alice e io abbiamo partecipato alla cittadinanza riflessiva in viaggio in pullman attraverso il Kosovo nel 2018, quasi cercassero di essere ascoltate in una qualche specifica occasione comunitaria. In quella provincia serba hanno avuto luogo alcune delle più vaste distruzioni di guerra e alcuni dei più orribili crimini etnici. Al tempo stesso, però, in territorio kosovaro si trovano centinaia di bellissimi monasteri medievali serbi, molti dei quali protetti dall'UNESCO. Con la cittadinanza riflessiva in viaggio, visitammo il monastero di Cani, che i soldati italiani della NATO da anni proteggono dai terroristi albanesi. Il monastero riceve supporto da alcune ONG italiane con la loro speciale capacità di apprezzare la preziosa arte medievale e la bellezza spirituale. Le immagini del monaco priore Saba, intento a spiegare ad Alice gli affreschi in un italiano fluente, sono diventate per me un'aria interiore splendida che mi ha accompagnato per tutta la durata di questo scritto, per tutta la durata di questo viaggio vostro e mio. Thank you all for being with me and with us on this very special journey. Grazie per essere stata insieme a me e assieme a tutti noi in questo viaggio particolare, che è Grazie. molto speciale. Grazie. Grazie Marina, grazie Paola, grazie per aver condiviso con noi esperienze personali, cliniche, collettive e anche di riparazione.